Ladies and gentlemen, benvenuti. Oggi siamo qui con uno spacchettamento di Hearthstone. E oggi abbiamo anche il nuovo set da aprire. Di quale set sto parlando? Beh, del fantastico set del castello di Nataria. L'assassinio al castello. Chissà chi è il colpevole. Non lo sappiamo. Ma magari nel tempo lo scopriremo. Ma fino ad allora, divertiamoci a spacchettare. Abbiamo un pacchetto di mercenari, 10 del set di Nataria, un po' di viaggi marini, un po' di viaggi qui, un po' di viaggi... Insomma, abbiamo un bel po' di carte da spacchettare, ma non perdiamoci in chiacchiere ancora e iniziamo a vedere cosa il castello ci nasconde. Una leggendaria come prima carta. Ottimo. Estranea sospetta, reliquia dello sterminio, requilia per gli amici, questo per pochi, zanne frenetiche, la rara è bocciolo di ombra notte e la leggendaria è l'ingegnera Ximox. 888, grido di battaglia, elimini e lancia una reliquia, infusione 5, lancia invece tutti e tre. Beh, se partiamo così... Top. Ma passiamo un pack un po' più tranquillo che non contiene niente. Ghoul pettegolo, prole dell'ombra, curatore di sporcizia, estranea sospetta e la rara è il pulitore a vapore. Buono, carino. Tanto sono tutte carte nuove, quindi ci fanno sempre comodo. Continuiamo la nostra visita al castello. Con niente di che. Un altro ghoul pettegolo, un estrattore d'animum, investigatore attento, bestia del pantano e la rara che è... attenzione, abbiamo trovato un luogo, la cattedrale dell'espiazione. Più di più uno a un servitore pesca una carta. Buono. Andiamo avanti. Prossima. Rara, niente. Ok. La bibliotecaria confusa. Il divoratore di buffet. Il calpestatore letale. La bestia del pantano. E la rara che è... Il pirata sospetto. Sospetto quel pirata. Altro del set classico. Vediamo cosa ci troviamo. Una rara. Oggi è giorno di festa. Seconda leggendaria. L'ascia infusa. Il quadro inquietante. La bibliotecaria confusa. La rara è ombre soffocanti. E la seconda leggendaria dell'episodio è... Gigapin! Buono, non l'avevo. 874, colosso più uno, grido di battaglia, divora i servitori i nemici. Rando di morte, li sputa fuori. L'altra parte di Gigapin è se viene con 4-7 provocazione, se quel servitore viene distrutto, tutti i mostri che Gigapin ha divorato vengono persi per sempre. Quindi è molto buono. Continuiamo il nostro viaggio al castello. Con... niente. Lama di ingrandimento. Intrattenitrice della festa. Lama di ingrandimento, la seconda. La festaiola mascherata e la rara che è... Corriere degli inviti. Ma non mi ho ancora trovato un'epica adesso che ci penso. Strano. Prossimo. Tan. Oh, l'ho chiamata l'epica. Abbiamo il curatore di sporcizia. Il gargoyle appollaiato. Sacerdote del sepolcro, cesello da incisione e la epica e il visitatore misterioso. Ciao! E... continuiamo col castello. Voglio continuare a trovare carte nuove. Carte belle, carte nuove. Niente di che. Estrattore d'animum. Socia criminale. Zanne frenetiche.
incisore dragatore, che non draga. E secondo luogo, labirinto di siepi. Attiva il rantolo di morte di un tuo servitore. Buono. Interessante. Allora, apriamo un attimo questo pack dei mercenari, che è lì buttato. Tanto per... ci vediamo 43 gettoni di Nefarian, 38 di Xirella, leggendario di 36 di Sylvanas, epico 37 di Mammoroth e... chi è? Chi sei? Chi sei? Oh, Yogg-Saron! Ciao, amico! Dio antico! Siamo a 3 leggendari, aggiungerei. Molto divertente questa situazione. Cosa mi dai qua invece? Una rara, una epic ball. Tote pietra del peccato. Confronto criminale. Intrattenitrice della festa. La rara è l'ariete di piccatonante. E la epica invece è parola d'ombra. Divoramento. Avanti con il nostro castello. Delle meraviglie, non delle cerimonie. Niente di che. Divoratore di buffet. Spolverizzatore forense. Situazione spinosa abbastanza, direi. Scheletro instabile. E la rara invece è luogo del cacciatore dei demoni, cripta delle reliquie. O reliquie. Continuo a fare una citazione. La prossima reliquia che giochi in questo turno viene lanciata 2 volte. Ok, ci sta. Altro pacchettino rosso. Che cosa ci dà? Niente di che. Spolverizzatore forense. Cesello da incisione. Calpestatore letale. Incisore dragatore che non draga. E la rara che è un'altra cripta delle reliquie. Non so perché l'ho detto canticchiando, ma dettagli. Castello. Castello Marcondiron di Rondello, non c'è niente. Tocco congelato. Aringa rossa. Che simpatica questa carta. Scheletro instabile. Sauce chef peccaminosa. E stendardo del conquistatore. Perfetto. Prossimo pack rosso. Cosa ti dai? Niente di che. Niente di che. Gargoyle appollaiato. Acaro dei libri. Anzi, ok. Cause naturali. Discutibili. Prova matura. E la rara che è il giullare affamato. Andiamo un po' nelle profondità marine. Vediamo di trovare qualcosa di colossale, magari. Niente. Salvatrice del fondale. Tridente di Azshara. La forgiata del fuoco. Il razziatore Gorlock, che è un Murloc, lo ricordo sempre. E bracconiere di Piragna, che è un altro Murloc. Castello. Castello. Niente, bravo, niente, niente, niente. Confronto criminale. Investigatore attento. Quadro inquietante. Totem pietra del peccato. E la rara che è... un nuovo logo, quello del cacciatore. Serraglio del castello. +2 attacco a un tuo servitore. Se è una bestia, le fornisce assalto. Buono. Andiamo con questo pack particolare. Perché dico particolare? Perché non contiene niente. Ippogrifo frenetico. Un alto ippogrifo frenetico. Ingegnere riflettente. Lupo bianco feroce. E la rara che è il semi della distruzione. Ultimi 3 pack. Torniamo sul nostro fondale marino. Alla ricerca di colossi. Ma non troviamo nulla. Richiamo della conchiglia. Combattente sfilettatrice. Metamorfosi medusa. Spira magica un naga. E la rara che è il bruto scaglia nera, che è un altro naga. Ultimi 2 pack. Andiamo con il nostro classico. Vediamo cosa ci regala. Niente di che. Furto d'identità. Aringa rossa. Servitore delle pozze.
ospite impazzito, poverino, e la rara che è messo dei cantaguerra. Ultimo pack, che è il nostro carissimo castello, che ci fa concludere con niente di fatto. Furto d'identità, festaiola mascherata, ospite impazzito, informatrice anonima, e l'ultima carta è bracconiera dello spirito. Ha mandato veramente una buona quantità di carte, due leggendarie, quindi siamo proprio, non dico a cavallo, però ci hanno servito bella robina. Intanto ci abbiamo qua tutti i punti, bla bam bam pom pom. Dai. E ci siamo fatti un totale di quante essenze arcane? 50. Soltanto 10 di troppo. Buono, si è andata molto bene questo spacchettamento allora. Molto molto bene. Comunque ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui per questa bellissima visione. Io vi invito come sempre a lasciare un like, un commentino sotto questo video. E noi, signori, ci rivediamo al prossimo video. Qui da Shen è tutto. Alla prossima, bye bye. Ciao.